Buongiorno a tutti. Oggi cucino in trasferta, non sono nella mia solita cucina, sono a casa di mia madre e prepareremo oggi un piatto toscano, tipicamente toscano, che sono i pici all'aglione. Attenzione, aglione della Val di Chiana, ovviamente. Vediamo gli ingredienti. Ingredienti. Partiamo dai pomodori. Pomodori possono essere di qualsiasi tipo voi vogliate, ma si può usare benissimo anche della polpa pronta, eviterei la passata che rimarrebbe un po' troppo raffinata, oppure si possono usare dei pelati. Uso i pici che io compro dal mondo di pasta e taverne d'Arbia. L'aglio Golia, eccolo qua, l'aglione della Val di Chiana. Ovvero sia, è un aglio che ha un profumo, un sapore meraviglioso, ma senza lasciare gli effetti indesiderati ordinari dell'aglio. È molto più delicato da questo punto di vista. Poi un po' d'olio, chiaramente, e volendo un po' di peperoncino. Volendo, niente formaggio, non si usa su questa pasta al pomodoro fatta con l'aglione. Bene, partiamo con la preparazione. In un'ampia padella abbiamo messo dell'olio e abbiamo tagliato a fettine sottili sottili l'aglione. Quanto aglione? Tantissimo aglione! È buonissimo e vi garantisco che non lascerà assolutamente tracce residui, per cui abbondate senza alcuna avarizia nel mettere abbondantissima quantità di aglione dentro. Adesso lo dobbiamo far sfaldare, non deve assolutamente imbiondire, non deve bruciare, per cui fuoco molto molto basso, deve semplicemente sfaldarsi. Nel frattempo tagliamo a pezzetti i pomodori. Ecco, vedete? In abbondante olio l'aglio si sta sciogliendo senza cuocere. Deve andare avanti così a fuoco bassissimo per almeno una ventina di minuti, in modo tale che si sfaldi per bene tutto quanto, senza mai bruciare, mi raccomando. Tenetelo coperto, così almeno aiuterà il procedimento di stufatura dell'aglio. Bene, intanto proseguo ancora col taglio dei pomodori. Benissimo, l'aglio diciamo che è arrivato ormai a fine cottura, si è sfaldato bene, vedete com'è bello morbido, si sfalda per bene, per cui è giusto che si amalgamerà poi dopo col pomodoro, ma è giusto anche che si possa percepire la presenza singola dell'aglio nel sugo. Adesso dobbiamo sfumare con abbondante vino bianco, per cui andiamo ad alzare la fiamma e usiamo del vino bianco o volendo anche dell'aceto, in questo caso se ne mette meno. Andiamo con vino bianco abbondante, ecco qua, e facciamo sfumare per bene. Dopodiché aggiungiamo i pomodori che abbiamo tagliato a pezzettini o come vi dicevo si può benissimo usare anche della polpa pronta o dei pelati tagliati a pezzetti e così facendo faremo un sugo regolandolo di sale, di zucchero, un pochino di pepe ma non tanto e volendo del peperoncino. Non è un sugo che richiede basilico o origano perché deve sentirsi in purezza il profumo dell'aglione. Finiamo di far evaporare per bene il vino, di sfumare bene col vino e poi inseriamo anche i pomodori. A tra poco! Il sugo è stato regolato di sale e di zucchero per evitare che sia troppo acidulo. Adesso bisognerà solo tirarlo un attimo ancora. Qua nel pentolone abbiamo già buttato i pici, tra poco sono pronti anche loro. Quindi si tratterà solo poi di rimescolare bene il tutto, di far saltare per bene il tutto e di impiattare. A tra poco! Ecco qua, reimpadellati i pici nel sugo, fatti andare per terminare di asciugare un attimo, possiamo andare in tavola. Buon appetito a tutti!